Se siamo pronti, io passerei quindi la parola a Paola Di Toppa che ci parlerà di gestione delle emergenze e del danno ambientale. Paola Di Toppa, ISPRA. Salve a tutti, buongiorno. Parlo ovviamente a nome della dirigente del Centro Nazionale per le Crisi, Emergenze Ambientali e Danno, l'Avvocato Aponte, che si scusa, manda i suoi saluti, però non ha avuto un problema personale, ieri non è riuscita a partire e quindi non ci ha raggiunto, insomma. E proverò a presentare il suo intervento in maniera chiara, soprattutto chiara, e tenterò anche veloce essendo l'ultimo. E quello di cui si parla è appunto la gestione delle emergenze e del danno ambientale. La presentazione appunto ha ad oggetto le attività che svolge il Centro Nazionale dell'ISPRA per le emergenze e il danno ambientale, e la presentazione tenta in qualche modo di descrivere le attività di una struttura operativa nata di recente, perché comunque è nata da pochi anni, dal 2017, e che tenta di lavorare già con dei primi risultati nel sistema nazionale, quindi una struttura operativa dell'ISPRA che ha centro in ISPRA, ma che svolge le attività proprio impostandole, strutturandole nel sistema a rete. E quello che presenterò saranno anche dei risultati, dei primi risultati e soprattutto dei primi lavori svolti diciamo con la collaborazione di altre strutture dell'ISPRA e di alcune delle agenzie regionali. Il Centro Nazionale appunto nasce per far fronte a quelli che sono gli obiettivi di controllo delle fonti e dei fattori inquinanti delle matrici ambientali anche di carattere emergenziale, e dall'altra parte nasce per rispondere alle valutazioni, allo svolgimento delle valutazioni del danno ambientale e per fornire quindi un supporto al Ministero dell'Ambiente. Il Centro Nazionale quindi lavora in stretto coordinamento e concorso con tutte le strutture ISPRA e soprattutto tenta di lavorare con tutte le agenzie, rispondendo alle richieste da una parte del Ministero dell'Ambiente e dall'altra delle componenti del Sistema Nazionale per la Protezione Civile, per svolgere appunto, dicevo, attività di pianificazione in fase emergenziale e di valutazione, quindi di approfondimento tecnico per quanto riguarda le istruttorie di danno ambientale. Il sistema, il Centro Nazionale è strutturato in questo modo: ci sono dei settori ovviamente amministrativi e c'è un settore per il coordinamento delle procedure, e poi ha al suo interno quattro aree tecniche. Una è l'area appunto di sorveglianza, cioè abbiamo il Centro Operativo di Sorveglianza Ambientale che elabora tutti i dati di tipo spaziale e svolge appunto questo lavoro di sorveglianza di cui anche il dottor Sgorbati ha parlato, e è un lavoro assolutamente di supporto a tutte le attività che invece vengono svolte dalle altre due aree di emergenza e soprattutto da quella di valutazione del danno ambientale. Per far fronte alle richieste appunto e per sviluppare tutte le istruttorie che ci vengono richieste, sono state istituite già dai primi mesi del 2017 due reti operative SNPA, una rete operativa per l'emergenza ambientale ed una rete operativa per il danno ambientale. La rete operativa per l'emergenza ambientale ha ovviamente l'obiettivo appunto di rispondere nell'immediato con interventi specialistici nei casi di emergenza, diciamo sia di origine naturale che antropica, e di condividere, di mettere a disposizione ovviamente le informazioni e i dati di tutti gli enti. Per quanto riguarda invece la rete operativa del danno ambientale, l'obiettivo è sia da una parte l'interscambio delle informazioni e dei dati territoriali e per i casi, diciamo, di accertamento, cioè per quei casi in cui si chiede un intervento dello Stato, anche chiesto da privati cittadini o comunque associazioni di categoria,
e anche enti pubblici ovviamente, per accertare l'esistenza di un potenziale danno ambientale. Di contro invece, quando si è accertata l'esistenza di un danno ambientale, si chiede un approfondimento tecnico, e anche in questo caso ovviamente il sistema delle agenzie mette a disposizione una serie di competenze specialistiche che sono indispensabili. E oltre, diciamo, a questo, allo svolgimento delle istruttorie in sé, poi è stato avviato anche un percorso di condivisione di quelli che sono i criteri che dovrebbero poi confluire ovviamente in una linea guida, in un prodotto dei TIC, una condivisione dei criteri per l'individuazione delle migliori misure di riparazione, di prevenzione e di riparazione. Per appunto il perseguimento degli obiettivi, ovviamente la rete operativa per il danno ambientale ha creato praticamente proprio un interscambio attraverso, creando delle stanze di lavoro informatiche attraverso il Sinanet, che agevolano appunto un flusso di dati. Questi dati, diciamo, in queste stanze che sono operative già dall'anno scorso, inseriamo e quindi condividiamo con tutte le agenzie l'elenco dei casi di cui ci stiamo occupando e soprattutto condividiamo quelli che sono gli elaborati finali, quindi le valutazioni finali. Questa cartella appunto è assolutamente condivisa da tutte e visibile da tutti i referenti che afferiscono alla rete operativa del danno e quindi da tutte le agenzie. Nelle cartelle invece dedicate alle singole agenzie vengono inseriti tutti i dati ovviamente di dettaglio che appesantirebbero, diciamo, la gestione delle altre cartelle e soprattutto che contengono dei dati che occorre condividere direttamente con gli operatori sul territorio. E per quanto riguarda invece la collaborazione vera e propria con le agenzie, ovviamente sono stati appunto, vi illustrerò poi qualche esempio, sono state svolte delle istruttorie in collaborazione con le agenzie in relazione soprattutto ai casi più rilevanti o più urgenti. L'organizzazione ovviamente ha riguardato non solo le istruttorie ma anche appunto le attività formative e divulgative, e quindi ci stiamo anche organizzando per svolgere proprio dei corsi sulla materia del danno ambientale e soprattutto appunto, come vi accennavo precedentemente, uno degli obiettivi della rete operativa è quello di sviluppare delle linee guida per degli approfondimenti specifici, in particolare perché ad oggi ci è richiesto un approfondimento scientifico per dare il più idoneo supporto tecnico per l'emanazione di alcuni decreti attuativi che ancora non sono stati pubblicati, sempre in materia di accertamento del danno ambientale e di individuazione dei criteri di valutazione. Quindi il sistema internamente si organizza in questo modo: arrivano delle richieste di intervento all'area danno ambientale che diciamo dal 2017 ad oggi svolge il lavoro in collaborazione con il Centro Nazionale e in particolare con le aree emergenze in mare e aree emergenze sulla terraferma, che svolgono, diciamo, un lavoro di emergenza e quindi di primo intervento e sono in grado di raccogliere i dati utili ad un'eventuale valutazione dell'esistenza, in questo caso, di una minaccia di danno ambientale più che di un danno ambientale vero e proprio. E poi appunto è stata attivata sia una rete interna, una rete operativa che ci consente di avere dei riferimenti in tutte le strutture dell'ISPRA e quindi nelle strutture interne, e poi quella rete operativa per il danno ambientale SNPA, che invece ci consente di agire direttamente sul territorio o comunque di avere dei riferimenti sul territorio. Qualche dato per quanto riguarda il numero di istruttori e i casi di cui ci occupiamo:
sicuramente quello che abbiamo registrato è un aumento in Italia della soglia di attenzioni per le situazioni di crisi ambientale che espongono appunto il territorio a fenomeni di inquinamento e degrado. Dal gennaio 2017 a luglio 2018 infatti sono stati portati all'attenzione del Ministero dell'Ambiente 217 casi distribuiti su tutto il territorio nazionale. Si tratta di 184 procedimenti giudiziari e di 33 richieste di intervento statale. Appunto, come vi dicevo, sono quelle richieste di intervento che tramite l'attivazione di un articolo presente nel 152, che è l'articolo 309, consente agli enti locali, all'associazione ambientalista, ai comitati di quartiere, ma anche al singolo cittadino, di denunciare potenziali danni e di richiedere appunto un'attenzione da parte dello Stato. La distribuzione è appunto su tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda i 184 procedimenti penali, abbiamo ovviamente alcuni picchi che riguardano i tribunali di Firenze, Perugia, Salerno e Trani, sono i tribunali diciamo più attivi da questo punto di vista, che chiedono, che inseriscono il Ministero dell'Ambiente tra le persone offese, quindi pongono all'attenzione del Ministero dei procedimenti insomma che sono in fase ancora iniziale. E poi però abbiamo anche una buona distribuzione di quelle che sono le richieste di intervento statale. Sicilia e Lazio sono tra le regioni per le quali si ha il maggior numero di richieste di intervento diretto da parte del Ministero. Quello appunto che volevo illustrare alla fine della presentazione sono alcuni interventi che abbiamo svolto in collaborazione con le agenzie. Si tratta di due casi che presentavano un'estesa contaminazione delle falde profonde, ed è un caso che abbiamo affrontato insieme con l'ARPA Friuli Venezia Giulia e un altro ovviamente con l'ARPA Veneto. Poi ci siamo occupati di un caso di interramento di rifiuti che potevano essere fonte di possibile contaminazione per un corpo idrico, per un corso d'acqua importante nel Lazio, e poi di due casi invece di tipo emergenziale, che sono due casi di cui ci siamo occupati nella regione Liguria e nella regione Toscana, che vi vado ad illustrare velocemente. Per quanto riguarda il caso dell'ARPA Friuli Venezia Giulia, si trattava della diffusione di percloretilene nelle acque sotterranee che aveva come fonte inquinante un'ex galvanica. Parliamo di un sito sottoposto a bonifica e comunque quindi presidiato, che però in un arco temporale di 30 anni ha prodotto una contaminazione importante della falda profonda, credo sia oltre 100 metri di profondità, e che soprattutto ha interessato una vasta area nell'intorno dell'impianto. Come siamo stati attivati e come abbiamo collaborato con le altre strutture. Questo caso è un caso di intervento statale richiesto direttamente da un ente pubblico, quindi è la regione Friuli Venezia Giulia che ha chiesto un intervento tramite la prefettura ai sensi del 309. Il Ministero dell'Ambiente chiede ad ISPRA una valutazione del danno ambientale. ISPRA insieme con l'area emergenze, perché nei casi in cui in genere c'è una bonifica in corso ci attiviamo anche con l'area emergenze sulla terraferma, ha dato l'avvio per quello che è attivato quindi il sistema SNPA, ma non solo, ovviamente abbiamo attivato anche le altre strutture interne ISPRA competenti nella materia, e come risposta abbiamo avuto immediatamente la possibilità di effettuare un incontro e un confronto appunto con l'ARPA Friuli Venezia Giulia, con la quale grazie al quale ci è stata data la possibilità di ricostruire lo stato della contaminazione, che essendo una contaminazione storica insomma non era proprio di facile ricostruzione, e in questo modo siamo riusciti a dare una risposta quantomeno condivisa o comunque discussa al Ministero con tutto il sistema. Per quanto riguarda il caso ovviamente dell'ARPA Veneto, stiamo parlando della presenza delle sostanze perfluoroalchiliche in diverse matrici ambientali in tre province del Veneto. In questo caso appunto siamo stati anche qui attivati dalle autorità, dall'autorità di bacino, che tramite la prefettura ovviamente
ha denunciato con l'ex 309 al Ministero l'esistenza di questa criticità e il Ministero ha attivato anche qui l'ISPRA, siamo stati attivati ovviamente da un po' di tempo e grazie appunto al flusso informativo e all'interlocuzione appunto con l'ARPA competente abbiamo svolto un sopralluogo, una ricognizione dello stato dei luoghi e in questo caso il sopralluogo è servito soprattutto per la descrizione del contesto territoriale perché parliamo di un'area molto vasta e quindi andava ricostruito un po' anche il quadro, lo schema degli scarichi e del, oltre ovviamente alle, al contesto idrografico e geologico dell'area e in questo ovviamente siamo stati supportati dall'ARPA Veneto e da alcune delle nostre e dal supporto diciamo specialistico di alcune strutture dell'ISPRA. In questo modo appunto abbiamo dato delle prime risposte al Ministero dell'Ambiente e stiamo lavorando per definirne delle nuove, insomma è un quadro ovviamente in divenire. E, per quanto riguarda invece l'intervento che abbiamo svolto sempre in quest'ultimo anno insieme con le ARPA, si tratta appunto dell'intervento, di un intervento che è stato svolto presso la Regione Lazio, e in questo caso è invece un intervento che è stato attivato da parte di un soggetto privato che tramite la Prefettura appunto ha notificato al Ministero l'esistenza di questa situazione di crisi. In questo caso parliamo ovviamente di uno smaltimento abusivo di rifiuti consistente che era tra l'altro diciamo il risultato di un'attività illecita del, che ha avuto luogo intorno agli anni 2000-2004 se non sbaglio e che però appunto ad oggi presenta ancora una situazione di criticità anche in questo caso controllata però da una procedura di bonifica. L'ISPRA si è attivata anche in questo caso insieme con l'area emergenze sulla terraferma, è stato svolto un sopralluogo congiunto con l'ARPA e appunto è stata creata questa ricognizione, è stata fatta questa ricognizione dello stato dei luoghi e tramite la ricognizione, quindi questa valutazione diretta, ma anche tramite diciamo, tutta la documentazione che ci è stata fornita e ci è messa a disposizione dall'agenzia, è stata individuata quello che potrebbe essere una possibile fonte ovviamente di danno ambientale, però vi ripeto controllata comunque da una procedura di bonifica in corso e in questo caso infatti il sopralluogo e l'interramento dei rifiuti era avvenuto in un'area prossima ad un corso d'acqua, corpo idrico significativo e quindi possibile bersaglio per un danno ambientale. E quindi appunto l'istruttoria e la risposta che è stata data al Ministero in questo caso riguardava questa possibile minaccia che è un qualcosa che va oltre la procedura di bonifica perché vede una matrice ovviamente differente da quelle comunemente sottoposte a bonifica. Per quanto riguarda gli ultimi due casi, parliamo di due casi di emergenza. Il caso appunto svolto presso l'ARPA Toscana e presso la Regione Toscana si trattava di un allagamento di una raffineria che aveva comportato la fuoriuscita di prodotti idrocarburici. Anche in questo caso diciamo il sistema si è mosso nello stesso modo, soltanto che ovviamente essendo un caso emergenziale non c'è stata necessità di una denuncia e il Ministero si è mosso chiedendoci ovviamente immediatamente un'attivazione ed una richiesta di valutazione. L'ultimo caso che è quello diciamo più rilevante per quanto riguarda anche una partecipazione dell'operatore, quindi dell'azienda, è il caso che invece abbiamo svolto in Liguria. Si tratta di una situazione in cui di un incidente del 2016 in cui c'è stato uno sversamento di greggio in un corso d'acqua che è arrivato fino al mare. Il Ministero ovviamente ha richiesto subito un intervento ad ISPRA che si è mossa, diciamo, i primi a andare in campo sono stati appunto i colleghi dell'area emergenze a mare che hanno dato subito una prima risposta per quanto riguarda il mare. Successivamente c'è stato, ed è il primo caso
caso insomma, che c'è stata in Italia, un'autodenuncia da parte del responsabile, il quale oltre ad aver attivato tutta una serie di interventi in fase emergenziale ha proposto un progetto di riparazione del danno che aveva arrecato, del danno residuo dopo le attività ovviamente emergenziali. E grazie a questa attivazione ovviamente il Ministero ha sottoposto all'attenzione dell'ISPRA, alla valutazione tecnica dell'ISPRA, questo progetto che è stato rivisto interamente da ISPRA, sono state date delle osservazioni e la risposta è stata immediata e assolutamente soddisfacente, quindi anche in questo caso c'è stato ovviamente il confronto e il coinvolgimento dell'ARPA Liguria, siamo stati a Genova, abbiamo fatto appunto il sopralluogo, abbiamo appunto interloquito con l'ARPA e con i tecnici che si sono occupati del caso e siamo stati in grado appunto di dare una risposta immediata che ha portato l'operatore, vi ripeto è il primo caso e spero non sia l'ultimo insomma, il primo caso che ha portato l'operatore a rivedere il progetto, a proporne uno nuovo, soprattutto nella materia del danno ambientale che è una materia ancora in divenire, in cui appunto occorre chiarezza per quanto riguarda alcuni criteri, stiamo lavorando, vi ripeto, il Ministero dell'Ambiente sta cercando di riproporre alcuni decreti e di mettere sul tavolo appunto di attivare alcuni tavoli per proposte e per arrivare appunto alla definizione di decreti attuativi che aiuterebbero ovviamente il pubblico ma anche il privato ad avere appunto dei riferimenti chiari per la risoluzione dei problemi e il ritorno alla regolarità insomma. Per quanto riguarda appunto, mi avvio assolutamente alle conclusioni, appunto quello che volevo appunto descrivere erano le attività delle reti operative e le finalità e appunto sicuramente queste reti operative siamo all'inizio, abbiamo avuto però già alcune esperienze sicuramente significative e ci hanno consentito sicuramente di avere una ricognizione veloce di tutti quelli che sono i prodotti, i dati, le competenze sul territorio nazionale, ci hanno permesso una gestione rapida ed efficiente di alcune situazioni emergenziali e poi soprattutto appunto ci consentono di sviluppare e di approfondire alcune tematiche con l'obiettivo in qualche modo di arrivare a dei criteri di valutazione omogenei.